Allora, carta e penna, scrivete 10 righe, 10 righe di quaderno, boh, non le stiamo a contare in battute, 10 righe parlando di voi, 10 righe su di voi. Di presentazione, dai, 10 righe di presentazione, vabbè, dai, facciamo facile. Dieci righe su di voi, punto. Interpretalo come vuoi, non c'ho una regola. Sono le 10, a me mi servono 10 righe, poi voi scrivete quello che pare. 10 righe. Sono Marco, sono laureato in psicologia infantile e infanticidio. Sogno di diventare Erode, non lo so, quello che volete. 10 righe su di voi, 10 righe su di voi, senza contare battute, senza contare spazi. Poi se voi mettete una finzione di buongiorno sono, scrivi buongiorno sono, tanto che paghi le parole, no? Va bene, l'importante è che più o meno avete 10 righe di presentazione. Ah, beh, certo, tu sei avvantaggiato a un quadernino così, pulissimo, tre parole e ha finito. No? Troppo faticoso? Lo so, non è facilissimo, però, anche perché così a freddo uno sta ancora, capito, certo. Però l'alternativa era fare l'esame della vista, non so se funzionava. Quindi è. Poi anche questo è un metodo, bisogna imparare un metodo e quindi cominciamo a. Una volta che uno l'ha imparato, se lo rifà con calma. Tanto funziona sempre. Quanti stiamo? 8? No, 3. Dai, comincia, sin da piccolo ho sempre sognato di, no, fare il coloratore di cuscini, ma non mi davano mai i cuscini, al massimo me li sbattevano in faccia. 10 righe qualunque, non ve le faccio leggere, tranquilli, quindi potete scrivere quello che volete. No, bla 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 bla, no, perché... Dopo vi trovate penalizzate, non ve li faccio leggere, però ci dovete lavorare, quindi se scrive bla bla bla. Da grande vorrei avere una casa molto lunga. Chiaramente più descrivete cose all'interno, più sono belle le 10 righe, più sono ricche. Però questa. Quanto sei arrivata? Hai visto? Ti è piaciuta questa cosa? Quindi? Vabbè, 10 righe le fatte però, no? E scrivi anche le sue, visto che ci stai. Strasborda. Tanto. E così o non riesci a scrivere più di 2 righe o se no parti e non ti fermi più. Se sono 12 non muove nessuno, dai. Quante sono? 9? E mezzo sto. Sballato. Va bene, sì, va bene.
Quando arrivi a 7-8 non fai altro che contarle, aggiungi una parola e le conti, metti una virgola e le conti, ma non aumentano da sole. Però dai, sono 10 righe, mica ho detto scriviti un autoromanzo. De me. Ci siamo? Cerca ispirazione tante volte, perché c'ha le righe migliori, eh? È partita dopo, ma poi ha trovato il filone, per cui adesso sta a scrivere, lo so, poi tanto non dovendo leggere neanche si saprà che hai copiato, quindi prendi, che ti importa. Ok, dai, più o meno, no? 8, 7, 8, 9, 10, ci siamo, no? Ok, sarebbe molto interessante scoprire ognuno da dove è partito per, diciamo, presentare se stesso, però quello è un altro corso. Adesso prendiamo le nostre 10 righe, le leggiamo e le facciamo diventare 5. Quindi facciamo il riassunto delle nostre 10 righe. Il riassunto tecnicamente si fa in due modi. O prendo una frase, la tolgo, una la prendo, una la tolgo, una la prendo e ho dimezzato, da 10 sono diventati 5, oppure, che sarebbe l'idea, sintetizzate le 10 righe in 5 righe, quindi provate a riassumere, sintetizzando quello che avete espresso in 10 righe, qualunque cosa sia, in 5 righe. Ah, vabbè, tanto quello non serviva al momento, quindi esame della vista dopo. Ok? Quindi, riassunto delle 10 righe in 5 righe. Chiaramente chi ne ha fatte 8, sempre 5 ne fa, insomma, non è che togliete meno. Anche qua, in questa fase, andiamo sulla fiducia, cioè nel senso non controlliamo se poi le 5 righe sono l'effettivo riassunto delle 10. C'è qualcuno che riesce incredibilmente a scrivere 5 righe ex novo, che poi non hanno più alcun collegamento con le 10 precedenti, ma va bene lo stesso. 5 righe. Poi ve lo racconto questo gioco esercizio e ve lo fate poi a casa in caso. Per cui più facile? Cioè, chi ha difficoltà a fare i temi, chi ha difficoltà a fare i riassunti. Io andavo fortissimo sui riassunti, perché ho il dono della sintesi. Mentre sui temi era un macello, perché essendo sintetico io ho 2 pagine. Ed è più di mezzo foglio protocollo, e quindi ti dicevano che il ragazzo non si applica, non si sforza mai. E io ci avevo messo tutto, non è che mancava qualcosa. Mentre sui riassunti andavo fortissimo, perché mi davi un libro, te lo riassumivo in mezza pagina. Ci siamo? State a fare un riassunto collettivo, così tu metti un verbo, io metto un complemento, compro una vocale e vediamo come va. Ce l'hai già? Sì, no, certo, ma ce l'hai a 5 righe. Adesso a 5 non ce l'hai? 4 e mezzo? Sto. Perfetto. Allora, mo te faccio lavorare però. L'avete fatto? Bravissimi, riassunto in 2 righe. Mo devi riassumere però e mo devi lavorare. Riassunto in 2 righe. Le 5 righe diventano 2.
Sì, che fantastico, se ti chiami Cartesio ci hai fatto una fortuna e ancora la gente parla di te. E come ci è arrivato Cartesio a ciò? Ha fatto questo esercizio, parli, parli. Problema che chi lo fa per primo guadagna una rendita di posizione, per cui se tu lo fai adesso, A dice, vabbè, ma già ha detto Cartesio, e 2 dice, vabbè, poi, quindi non funziona più. Quindi 2 righe. Se tagli è facilissimo. Ma tu lo fai sull'iPhone? Tu lo fai sull'iPhone? Incredibile. No, ho capito, però fai il riassunto sull'iPhone. No, era per curiosità, cioè io ci starei 2 anni a fare il riassunto con l'iPhone. Però vabbè. Ci siamo? Stai a 2 righe? Belle, comode, ciccione o tutte strette, strette, strette? Perché c'è poi chi a quel punto prima, no, allarga, adesso allarga il carattere, no, per fare la riga che finisce prima, no? Se la A la fai così, no? Ok? Tutti hanno fatto le 2 righe? Quindi mo, non mi venite a dire che non c'avete 2 righe per LinkedIn. 160 caratteri sono 2 righe. Cioè, volendo ce l'avete. Magari fate male, ma il metodo più o meno è questo. Riassunto una riga. E certo, se tu mi ci metti io sono Caterina e sono Laurea e non c'entra, non frega niente. Togli tutto ciò che non serve. Togli tutto ciò che è banale. Togli tutto ciò che, no, che va. Brava, esatto. E quindi togli tutto, e appunto, togli il dubbio, l'incertezza, la paura, l'ansia, il titolo. Mettici solo quello che è una riga, oh. È un gioco. Non ti sto dicendo che esci sul Corriere della Sera domani, no? Nelle vite precedenti. Una riga. Scriverai un rigo per ogni interesse e per ogni strada. Intanto questo è un metodo, no? Che vi sto dando un metodo per imparare a sintetizzare. Per sintetizzare richiede un sacco di tempo. Voltaire diceva, scusami se ti ho mandato una lettera lunga, ma non ho avuto il tempo di scriverne una breve. Quindi bisogna estendere per poter arrivare a sintetizzare. Ho tanti interessi, fantastico, farò tante righe. A parte che il dubbio poi mi viene. Ho tanti interessi, fantastico. Tutti mi portano soldi? No, una. Ah, a questo punto non, senza pietà. Una riga. Una riga, adesso poi, boh, chiaramente la riga, sai. Non conti, ripeto, non contiamo i caratteri, non è il gioco, no? Una riga vuol dire soggetto, verbo, complemento oggetto, no? Grosso modo. Se mi ci metti gli avverbi, se mi ci metti. Meglio ancora. Allora, per i più audaci, provate a sintetizzare la riga in una parola che comprende tutto ciò, dalle 10 righe alle 5 alle 2. Lo so, dicono tutti così, poi a volte qualcuno ci riesce, qualcuno no. Una parola, la parola chiave. Lo so, ma me stessa, se lo dice lei, è me stessa, se lo dico io è me stesso, me stesso, me stesso, me stesso. Fantastico. E che ce faccio? Per questo, allora, la riga e la parola le leggiamo, così cerchiamo di capire, perché poi mo serve capire. Eh? Lo so, c'è un sacco di resistenza a fare questa cosa, è normale, è giusto che sia così, è complicatissimo, non si capisce che voglio, non si capisce che dovete fare. Ci sta, è normale.
o un sostantivo, perché già questo cambia molto. Sull'aggettivo stai nel dubbio, col sostantivo vai sulla certezza. Già capire se vivi di certezze o di dubbi ti cambia. Bellezza è diverso da bello. Bellezza è un'affermazione, bello è un'opinione. Riesco a spiegare? E il tuo va bene. Adesso, mentre, chiaramente, devo sentire la frase per dirti se la parola è giusta. Se no, non, cioè, se è rappresentativa, no, giusta. Non c'è giusto o sbagliato, cioè che questa cosa esce fuori me stessa, fantastico, non mi serve a niente, ricomincio da capo. Riscrivo 10 righe, a questo punto però so dove devo arrivare, quindi ci devo mettere sostanza, se no non si... No? Ci siamo? Sta comprando la vocale? Che sta facendo? Non è vuoto? No, perché se no c'aveva un avvenire, come bottiglia. No, vuoi mettere? Allora, ci siamo? Un'angoscia, che è una fatica? No, sempre meglio che zappa in miniera, no? Allora, chi vuole leggere la riga e poi la parola? Uno per volta, non spingete. Facciamo leggere a loro che sono arrivati e non hanno fatto niente? Dai, su, cominciamo dal fondo, vai, così vi imparate a stare lontani. Ah, stai ancora le tue righe? Pensavo che stavi ancora... No, no, la riga e la parola. La riga. La riga proprio di quelle che stanno proprio tutte così, così. Allora, cioè, volendo, certo, corpotto, tiene. Ok. Però, sono 14 parole? Quindi, comprese le virgole? Sì o no? No? No, allora, considera che 14 fra lettere, parole, a meno che non mi metti instancabilmente, che già quello, no? Cioè, no, qual è? 14 segni io riesco a leggerli con un solo fiato, a meno che non fumo 80 sigarette al giorno. Se no non funziona. Allora, ok, i contesti puoi anche toglierli, sono supplementari. Perché se tu mi mettevi contesto nazionale, tanto tanto, nazionale e internazionale vuol dire ovunque, quindi lo puoi togliere. Non è specifico. Se mi mettevi un contesto specifico, aveva una ragione di esistere. Non essendo specifico, va bene. Sarà l'interlocutore che ti chiede ma in quale contesto? E tu gli dici ta ta ta, ok? E già là guadagni, respiro, ok? La parola? Sì? Non mi piace? È vaga, cioè consulente, 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 consulente matrimoniale, consulente... ho capito, ma consulente no. Sto dando degli esempi, no? Cioè, ce n'è. Ok, questo è di, però, se uso l'inglese, ok, ma ha un senso. In italiano, consulente è altro. Però tu avevi detto anche altre cose, avevi detto anche coaching. E coaching consulting non è meglio? No, coaching consulting. Qualcosa adesso muovo. No, ma. Ok, però già così mi piace di più. Ok.
ok? Sì, ecco, nel dubbio, dato che ecco, il mondo coaching è molto anche vasto, cioè, come dire, se dovessi proprio fare proprio opera di strizzamento, sarebbe management, cioè consulting and business coaching. Perché a questo punto, perché dire vabbè, coaching dai. In genere significa dire tutto e niente. Dai, hai guadagnato due parole in più, dai, tre parole, va bene. Grazie. Ok. Non è una regola, il problema è trovare un qualcosa che mi caratterizza in un modo che non sia proprio comune, comune, comune. Questo è l'esercizio. Ho capito, se era facile stavo qua. No, ma se... Ma l'avete mai fatta una cosa del genere? Quindi capisci da te, cioè, che vuol dire? Che o questo è matto, chissà che mi sta a far favore, è una cosa effettivamente complicata, no? Non è facile, assolutamente non è assolutamente facile. Devi fare più prove per arrivare magari a un risultato che sia effettivamente. Però, ora chiaramente lui ha già una professionalità riconosciuta, abilitata, no? Ha già un allenamento a presentarsi, a raccontarsi, a vivere in un certo tipo di contesto. È un professionista, ha una facilità di ragionamento su questo, no? Però appunto il confronto e la discussione sono sempre utili, esatto, no? Guarda, quindi, però, mai mancare questa occasione, esatto, di confronto. Siamo arrivati a una definizione, appunto, dico, è un professionista con anni di esperienza, le tre parole gli servono, ok? Va bene, non è una regola, non c'è scritto da nessuna parte. Stiamo applicando un metodo che è assolutamente fantastico. Io questo metodo lo usavo con i creativi per tirar fuori idee pubblicitarie, pensa un po'. E funzionava alla grande, perché sulle mozzarelle, sugli yogurt, sui succhi di frutta, tiravi fuori delle idee fantastiche. Si dice che bisognava imparare a proporsi come fosse un detersivo, stiamo facendo la stessa identica applicazione. Però siccome gli esseri umani, le persone non sono detersivi, sono molto più ricche, molto più complesse, stiamo vedendo come si può fare. Allora, siccome se trovi una parola chiave tua che ti definisce, hai fatto bingo, come si trovano le parole chiavi? Perché non è che uno va su Google e acquista la vocale veramente, no? Allora, questo è un metodo creativo, faticoso ma creativo. Ecco perché lo stiamo facendo insieme, no? Perché poi da qua cerchiamo di trarre degli spunti sull'esercizio che seguirà subito dopo e che invece è un'ammazzata, se non hai capito questo tipo di logica. Ci siamo? Quindi è indubbiamente difficilissimo, anche perché non avete avuto nessuna guida, cioè 10 righe di che? Di presentazione, ma perché? Perché io mi aspettavo molte più obiezioni, ma essendo appena rientrati vi ho preso sulla stanchezza e sul fatto che non vi eravate ambientati. Così è, no? Ma questo, cioè, non serve a me per fregare a voi, serve a me per farvi stare con la mente sgombra e dire sto a fare una cosa chissà che è. Ci siamo? Perché questa cosa si fa in leggerezza, cioè, tranquilli. Vai, dimmi tu la riga e la parola, vai. No, lei. Poi tu, certo, volendo sì. Mi vergogno moltissimo. Anch'io però, dai, su, tranquilla. Bella, bella, bella. Bella ma non è questa, vai, tranquilla. Allora, sociologa, promoter di eventi turistici, consulente di moda, pubbliche relazioni, in una parola manager. Ah, già intanto con quello che hai detto... Era una riga. Ferma, la riga tua è fantastica per LinkedIn, quindi non volendo hai trovato già un modo per descriverti su LinkedIn, fantastico. Poi chiaramente bisogna vedere se funziona, se hai visite, se ti porta contatti, però, quindi già volendo, difficile, però appunto se io ti avessi chiesto scrivermi 160 caratteri, veramente andavi nel pallone, cioè che devo scrivere, che ne so, ci siamo arrivati partendo da Tokyo. Ok? Fantastico. In una sola parola, manager. Però generico. Troppo. Esatto, e quindi qua puoi lavorarci meglio. È chiaro, no? A questo punto è chiaro che tu non stai facendo più un riassunto, stai facendo un'operazione linguistica molto più sofisticata. Assolutamente difficilissima. Però vale la pena di provarci. Però già così ferma, se questo che tu hai appena detto, la tua riga, la metti su LinkedIn, hai trovato quello che serve.
Che ci metto sul biglietto da visita? Hai trovato sotto il biglietto da visita che cosa ci puoi mettere? Come, che cosa scrivo sulla bio su about.me? Ok? Io lo so che, per esperienza, che in maggior parte dei casi quello che esce fuori a voi vi sembra una schifezza inverosimile, e invece in realtà è buonissimo, soltanto che voi siete convinti che è una schifezza, per questo lo facciamo, lo so. Che non siamo credibili in questo. No, lascia perdere, la credibilità è un problema successivo, ne parliamo dopo. Adesso questa cosa, anche perché è tutto vero, fra l'altro, non c'è nessuna invenzione. Ok? Vai. Sono 140 caratteri, Ho capito, cioè. Storica dell'arte, innamorata della mia terra salentina, ma che tradisco spesso con il resto del mondo. In una parola, viaggi. Quello è bellissimo. Anche questa è... Che cos'è un avvio? Questa è un avvio. Molto sintetica. Diciamo che il suo è quasi un tweet sum. Sì. Un curriculum per Twitter. Che si portano moltissimo adesso. Benissimo. Viaggi troppo vago, anche perché il viaggio è una cosa che si fa, ma non sei tu. Viaggiatrice già mi sarebbe piaciuto di più, per dirti. No, per dire, no? Sì, sì. Cioè, una cosa che è tua, non che è, no? Sì. Turismo magari, forse pure. Turismo pure, uguale, turista. Però no, infatti non... Non lo so, ci si può lavorare, però insomma, quello di prima è perfetto, è fantastico, che vuole di più. Ok, grazie. Complimenti, anzi, perché anche c'è anche un lato poetico, no? Sì. Ok? Grazie. Perché mi guardi così? Ok. No, perché mi stai guardando come dice, ma che dice? Chi vuole... Specializzato in servizi di informatica, informatico. Specializzato in servizi di informatico, sì, però ormai anche l'informatica è un contenitore infinito di tante cose. Un aggettivo, compro un aggettivo, lo posso comprare un aggettivo? Un avverbio no. Un aggettivo? Informatica? Se si può, Perché se no mi risulta un po' vago. Perché ho varie specializzazioni, quindi ora... Bene, mettine due, tre aggettivi, ok, non c'è lì, tanto la riga, abbiamo visto, no, che qui camuffano e allungano, per cui insomma, mettici due, tre aggettivi, allora se hai due, tre specializzazioni. Programmatore... Già che è una cosa diversa da informatico. Amministratore di rete... Quindi, allora, se invece che informatico mi metti programmatore, amministratore di rete e... Ubuntu? Non so di che parlo io, fra l'altro, quindi va bene. Sistemista. Bene, fine. Dice, ma così non lo capiscono, chi se ne frega, però chi lo capisce, cioè, selezioni però, no? Non ti chiama nonna Carlotta che non gli funziona Fastweb, no? Ti chiama qualcuno che ha bisogno di un certo tipo di professionalità. Allora, specialista. Lo specializzato è uno che ha studiato con tanta buona volontà ma non sa di che si parla. Specialista è uno che sa operare con ragion veduta. Chiara la differenza? Ce l'ho. In inglese. IT administrator. Ok, fantastico. E questo è una sola parola. Specificandolo metti quest'altro. Il signore è servito, passi alla cassa. questa è la logica. Mi riesco a spiegare? Ci vuole un po' di fatica, non è immediata, anche perché non è... No, se so geometra, capito? Tutti sanno che cos'è un geometra. Non si sa che fa, però è un geometra. Ok? Il dottore si sa che è il dottore di visita. Ok? Ma tutti questi mestieri nuovi, ma chi li conosce? Ma chi li sa? Quindi se siamo noi i primi a svalorizzarli, a non costruirci sopra, è chiaro che diventa difficile per qualcuno... capire perché te deve pagare o perché ti deve dare lavoro. Appassionata della natura e del rispetto per l'ambiente. E questo a livello personale, a meno che non fai l'ecologista di mestiere. No. No? È scritto su questo.
Ah, ok, ti è venuto questo. Però in realtà che fai nella vita? Faccio candele naturali. Fai? Candele. Candele naturali, quindi cioè, non siamo lontani. Quindi. Sì, ci sta. La parola è messo naturale. Quindi illuminazione naturale ci sta. Come? Illuminazione naturale. Sì. Lo so, chiedo. Sì. Che fa l'altro si sposa bene con tutta la New Age, no? Ok. Vai. Ok. Impegnata nei progetti della street art, portando avanti una giovane azienda di eco design candles. Stai a fare una faticaccia però, Vero? Si sente dalle parole che usi. Poi mi manca italiano. Si sente dalle parole. Allora. Ok. Lei va impegnata. Ok. Quindi. Progetti della street art. E poi non so come. Allora, progetti, quindi impegnata. Quindi progetti. Progetti. E poi virgola. Che è scritto? La società delle candele naturali. La società delle candele. Sì. E poi si spengono. Poi, che c'è scritto là? Portando avanti giovane società di. Portando avanti giovane, niente. Che altro c'è dopo? Eco design candles. Questo. Allora. Quindi abbiamo detto progetti e eco candele design. Okay. Fatto. Fine. Asciutto, semplice, non dovevi mettere sì. Aggettivi. Siccome da piccolo c'ho avuto la malattia, non so, cresciuta, nonno, ma. No, niente. Togliere. E la parola? Arte. La parola no, in questo caso è più difficile. Ci devi lavorare un po', non è che. È complicato il tuo perché sono due cose diverse. Sì. Che devo unire, quindi. No, magari neanche no. Vorrei unire. Sì, allora prova. Ti sto provando. Ok, comunque dai, ci siamo, no? Ci sei? Più o meno, sulla parola non tanto. Vabbè, sulla frase intanto? Amo viaggiare la tutela ambientale. Amo viaggiare la tutela ambientale. Questa è una poesia, però, bella. Viaggio la tutela ambientale. E poi come parola stavo pensando sostenibilità sociale, perché sociale... Sociale? Sociale. Sociale, sostenibilità sociale però è una cosa un po' diversa dall'ambiente. Cioè un ambiente sociale. Sì. Stavo cercando di collegare i due discorsi, però. Dovresti cominciare a prendere in considerazione un approfondimento dei tuoi studi nell'ambito social. Oggi si parla molto di social business, cioè di come il business può diventare sociale, quindi sostenibile, quindi ecoambientale, ecocompatibile, utilizzando delle leve diverse, quindi utilizzando la rete sostanzialmente per coinvolgere dipendenti, investitori, clienti, eccetera, eccetera. Su questo ci sono degli studi molto freschi di quest'ultimo anno, inerenti al social business e la social enterprise, che è un'evoluzione dell'economia sostenibile, dell'ambiente sostenibile. Guarda se riesci a matchare su degli studi soprattutto americani. Visto che mi hai dato questa cosa, perché lì puoi trovare qualcosa che ti fa diventare il tuo master improvvisamente interessante. Lì, allora dai, via, stavo lì al trittico delle meraviglie, via. Amore, che tu hai fatto? Io fiuto, vai. Vabbè, cioè... Dai, la frase e poi la parola. No, io sono un medico, quindi la mia parola è medico, non è che... lo so, è facile, però... E la frase non ce l'hai, allora? Eh? Io ti curerò? No, la frase... Io ti salverò, non ce l'hai? No. Tipo medico... La vostra malattia è la mia salute, che ne so, qualcosa del genere? No. È troppo da rimbaggio. Questa? Vai. Vabbè, però medico così e basta, no? Una specializzazioncina ce l'hai, no? Eh? Erodologia, che ne so, no? No, quale c'hai? Specializzata in medicina generale. Ah, e poi che diventerai? Non si sa. Ah, medico di base. Base per altezza diviso 2, mai visto mai. Ok. Però poi devi trovarti i mutuati. Che mica è facile oggi, eh? Oggi è una complicazione. Ricette per malattia a chiunque. No, poi è un casino adesso, devi fare tutti i codici, adesso finita la festa. Guido Terzilli.
fantastico, no? Ha fatto la storia della commedia italiana. Ok, vabbè, sì, no, certo, questo. Allora, bando agli scherzi, cioè, il suo è un mestiere consolidato, cioè, il giuramento di Ippocrate è roba che è la storia dell'uomo, quindi è chiaro che un medico non ha bisogno di tanti ghirigori per presentare che fa. La gente lo sa che cosa fa un medico, sa cosa aspettarsi da un medico, anzi, il problema è che deve tenerlo un po' per sé, perché sennò come esce la sera con gli amici, gli fanno vedere tutto, guarda qua che mi è successo, c'ho la bolla, c'ho quello, guarda, capito? Non vivi più, capito? Quindi, sì, quindi è chiaro che questo lavoro di creatività che dobbiamo fare nei mestieri nuovi, è chiaro, per un medico è molto più semplice, cioè ha un tipo di professionalità riconosciuta. Tra l'altro è indiscutibile, cioè nel senso che si sa quanto serve un medico, fine, insomma, grosso modo. Poi magari non si sa perché servi tu, ma questo è un problema che verrà dopo. Ok, grazie. Vai. Io sono un caso disperato, cioè, lo annuncio. Cioè, sei la tua paziente? No. No, anche. Chiedo. No, perché sono costituzionalmente negata per vendermi e per vendere, quindi... Vabbè. E la mia frase è da elementari, perché mi piace studiare e da grande vorrei continuare a farlo. Quindi non è molto Vabbè. Slogan. E la parola è... studiare? Studiare, quindi tu vuoi... Quindi vuoi fare la studentessa a vita. Sì. Beh, con tutte le scuole che ci stanno sei proprio candidata. Sì, no, certo che... Se la devi orientare al lavoro, invece, andrà un po' modificata. Non vanno insieme. No, è che chiaramente se devi... Vedo, l'aspetto di acquisire conoscenze è sempre un aspetto positivo, la voglia di arricchire il proprio bagaglio. Non è lo scopo, però. Sì, certo, va benissimo, non è un problema. Però il problema è che se devi lavorare, allora, quella cosa la devi trasformare in un'ottica di lavoro che per te ti aiuta a far capire di che cosa hai esperienza, di che cosa vuoi fare. E può studiare per gli altri. Eh? Sì, magari se fa la ricercatrice, certo, non so in che ambito svolge i suoi studi poi. Meglio non saperlo. Meglio non saperlo. Allora, meglio non chiedere. Lui? Io permetto che sono di passaggio, che non c'entra. Io, cioè, non ci volevo neanche venire, mi ci hanno fregato, lo so. Però vabbè, una volta che ci stiamo, dai, su. Nel senso che non c'entra con la professione. Comunque, portare il mio essere nel mio lavoro è la frase, essere è la parola. È un'aspirazione, diciamo, via, diciamo filosofica. Quello dico, non c'entra con... No, però insomma... con un obiettivo specifico professionale. Magari lo puoi ripensare facendo un obiettivo professionale, cioè ripensando il sistema in una logica di... Effettivamente nelle 10 o 5, 3 c'è, poi si perde. Certo, poi si è perso. Ok, ora però che hai chiaro il meccanismo lo puoi applicare, rifare. Grazie. Chi altro c'è? Che, se volete, se no... Non è... Giù, là. Ah, scusa, scusa. Pensavo che era in giro. Sono un facilitatore territoriale, aiuto i territori a crescere e creare sviluppo. Quindi sono un facilitatore, cioè la parola chiave. Facilitatore. Facilitatore italiano, aiuto i territori. Aiuto le persone meglio, mi piace di più. No, proprio i territori. Territori. Intesi come enti locali e soggetti privati che operano all'interno dei territori, quindi stakeholder principali. Ok. Talmente specifico che... Questo è talmente specifico che attiva l'attenzione, ovviamente. Poi può interessare o meno, ma insomma l'attenzione l'attiva. Vai. Sono il fotografo. Specializzato in bianco e nero analogico. Gagliardo non c'è più. Sì, cioè, è diventata nicchia ormai. Ah, sono un fotografo ovviamente bene, analogico, in bianco e nero fantastico. È una scelta poi.
Tra l'altro i veri fotografi scattano in bianco e nero, il colore è un'aggiunta superflua. Però. Ok, fantastico. Passa il microfono. Io pure mi vergogno. Allora, appassionata di moda, mi ispira la strada per individuare look e tendenze. In una parola, lookologa. Cool hunter. Cool hunter, poi no, va tantissimo per l'altro. Personal stylist. Sì, sì, personal stylist, come vuoi. Ci sta una televisione che si chiama Hunter TV, che è inglese, che è tutta basata su servizi, su ciò che è cool, in tutti gli aspetti della vita. Vatela a vedere, grazie. Bellissima. Grazie. Come ti vergogni, è fantastico, cioè bellissimo, cioè poi bastava dirlo culante e via, no? Cioè, che ci vuole? Non lo capisce quasi nessuno, ma è fighissimo. No, è bello, questi sono quei mestieri che non esistevano 10 anni fa e che oggi effettivamente hanno degli spazi impressionanti, no? Sì, beh, cioè, col mondo che è cambiato, che sta cambiando, quindi è. Direi, certo. Infatti è bellissimo. Poi camparci un altro paio di maniche, ma però. Sì. Ottimo, se magari riuscissi a aumentarlo sarebbe meglio. Sì, quella sarebbe una buona idea. Bene. Vai. Statistico, valutatore e project manager. Sì. Basta, fine, perché come. Non sarei capace neanch'io. Al momento poi. Va bene? Sì. Ok, dai. Ci sono alcune cose che non si possono comprimere, no? Prime file non hanno parlato, le prime file sono più riservate. Grazie. Cioè, gentilmente, cioè non è che te l'ha passato per il passo avanti, ha detto tocca a te. Ha proprio detto così, col microfono ha fatto tocca a te. Grazie. L'amici, poi allora, che ti servono? A me è uscito European Project Director, Associazione Work in Progress. Diminuito EU Project Director as Work in Progress è la parola europrogettista, che in inglese sarebbe European Project Manager, ma è troppo lungo. In italiano è brutta però. Poco. Beh, un europrogettista sarebbe sempre in casa, non si sa mai. Oggi come oggi. Sì. Però rimane generale perché dovendo mettere focus dell'europrogettazione sarebbe. Sì, però in realtà europrogettista de che mi piacerebbe qualcosa in più. D'impresa, europrogettista sociale, europrogettista. Formazione, mobilità professionale, sociale e culturale. Formazione. Già un europrogettista un po' meglio, un po' più qualificato, cioè più specifico. Okay. Se c'è lo spazio metti anche il resto. Ok. Se volete non è un obbligo. No, lei non ne ha la minima intenzione, l'ha preso, no. Tuo? Cioè, allora, proprio. Guida turistica, presidente associazione Salento Promoters, con la passione per il mio territorio. Hai cercato di recuperare alla fine? No, c'è stata prima? Non ho capito. La passione c'è stata prima? No, c'era. C'era prima? No, so chiedevo, ho visto che hai aggiunto una cosa. No, l'ho riscritta perché non c'entrava, era più lunga. Ok, sì, va bene, per LinkedIn è perfetta. Perfetto, vabbè. Ok. Allora, riflessioni, quindi ripeto a loro che sono arrivati invece alla fine. Scrivi 10 righe di presentazione su te stesso. Poi le riduci a 5, quindi fai il riassunto a 5. Poi fai il riassunto a 2, poi fai il riassunto a 1 e poi cerchi di estrarre una parola di sintesi di tutto quello che hai scritto. Avete sentito i commenti, quindi più o meno l'idea è tirar fuori qualche materiale utile o per LinkedIn o per biglietto da visita o per capire bene in quale area state focalizzando la vostra attenzione. Ok, quindi questo poi volendo, se il risultato non vi piace o non vi convince o volete riprovare a farlo, lo fate con 10 righe serie fatte a Word, perché poi più roba ci mettete, più il riassunto diventa interessante. E più magari arrivano soluzioni diverse. Un po' faticoso, ma da qualche parte porta sempre. Ironia della sorte, sono andato a prendere il bigliettino da Liga e mi sono arrivati. Ecco. C'è scritto sopra, dottore di ricerca in materia economico-finanziaria, in una parola consulente di impresa. Va bene.
non ci eravamo sentiti prima, no? Quindi. Ok? Domande, riflessioni, curiosità? Allora, ok, quella cosa per la vista che avete visto è un modellino che ho inventato. Allora, il marketing tradizionale usa come modello concettuale un modello elaborato negli anni 60 da tale McCartney e portato poi al successo mondiale da Philip Kotler, il modello delle 4P. Sostanzialmente, che cosa dice questo modello delle 4P? Che esistono quattro variabili chiave, che sono il prodotto, il prezzo, la promozione e il place, la distribuzione, la localizzazione della merce, dei beni. Se io riesco a gestire in modo efficace queste quattro variabili, ottengo una, diciamo, efficacia commerciale tale, quindi ho un marketing fatto bene, che mi porta indubbiamente risultati dal punto di vista economico. 4P. Siccome appunto marketing di se stessi, marketing della persona, le persone sono un po' più complicate, io le P le ho dovute estendere, le 4 non bastavano, ne ho fatte 12. È un gioco, però serve tanto per avere un'idea guida. Allegato alle slide riceverete un piano di 4 pagine con delle voci da compilare su come si fa un piano di marketing personale, che è anche quello, ripeto, sempre un'invenzione mia, non è che l'ha studiato la Bocconi. È un'idea di basato su piani di carriera, su altre cose di altri consulenti in giro. Questo piano di marketing personale è ispirato a questo modello che ho inventato. Vi racconto velocemente il modello perché poi nelle slide trovate delle spiegazioni minime, ma insomma le trovate. Allora, 5 livelli servono per identificare le caratteristiche fondamentali di un individuo. Il primo livello è il proprio patrimonio personale. Che cos'è il patrimonio personale, a parte ciò che ci lascia nonno o i soldi che ti trovi in banca? È sostanzialmente la tua personalità, chi sei tu, e le tue passioni. Chi sei tu, ovviamente, l'abbiamo visto stamattina, insomma, è una cosa che non è proprio semplicissima, però è un qualcosa su cui puoi contare, cioè i tuoi pregi, le tue qualità, i tuoi punti di forza fanno di te un essere unico, fanno di te una persona speciale. Tutti noi siamo speciali, si tratta di decidere che cosa voglio valorizzare, che cosa voglio mettere in luce, quale aspetto della mia personalità voglio, per esempio, condividere in rete. Ok? La seconda P, che è la seconda parte del patrimonio professionale, sono le mie passioni. Che cosa mi piace fare? Io ho avuto in un master un allievo, nulla di particolarmente brillante, anzi tendenzialmente sonnacchioso, tranne quando gli esempi del marketing andavano sulle automobili sportive, perché lui si divertiva ad andare nelle officine a smontare e rimontare le macchine sportive. E aveva una conoscenza delle macchine sportive veramente approfondita, per il resto era una persona assolutamente normale con un sistema di conoscenze da laureato in economia, ma neanche con particolari brillanti voti. Però aveva questa passione, passione vera, perché smontare, sporcarsi, vestirsi da meccanico a smontare Jaguar e Maserati ci vuole proprio la passione, senza averle perché non se le poteva permettere, però andava e faceva e aveva imparato un sacco di cose. Alla fine di questo master era previsto un project work, quindi chiaramente fai educare i cavalli così sulle macchine sportive, fatti un project work di marketing sulle auto sportive. Bene, voglio fare Maserati, fantastico, chiama Modena. Li abbiamo trovati insieme con altri colleghi, alcuni nomi a cui poteva rivolgersi. Chiaramente ha chiamato, ha parlato di LinkedIn, Facebook, cioè oggi hai molta più facilità d'accesso. Hanno sentito un attimo, lui voleva fare questa ricerca, questo studio, questo progetto di marketing su un rilancio di alcuni modelli della Maserati. L'hanno chiamato a Modena a fare un colloquio perché comunque erano interessati. Quando hanno visto con che pazzo avevano a che fare, se lo sono bevuto, ce lo sono preso subito. Perché uno che conosce così le macchine, loro non ce l'hanno se non che fa il meccanico, ma non che fa il marketing. Loro stessi
responsabili macchine non conoscevano così intimamente le loro macchine, quindi l'hanno preso subito. La passione oggi è in grado di fare la differenza. Io ho avuto in aula un'altra ragazza, dice capirono tutti a te, sì, perché è così che va il mondo, un'altra ragazza che era stata campionessa juniores di windsurf e poi ha avuto un infortunio e non poteva più fare windsurf. E quindi ha dovuto mettere via la tavola. Che vuoi fare? Voglio fare la creativa. Faccio la creativa, si è messo a fare i corsi di grafica pubblicitaria, era bravina, niente di che. Cioè, e mo che faccio? Una volta che ho finito 3 anni di corso, avrei imparato un sacco di cose, che faccio? Rivolgiti a quelli che fanno windsurf. È un mondo che conosci. Beh, nel giro di 2 anni è diventata responsabile commerciale di un'azienda di windsurf perché disegnava e vendeva abbigliamento per windsurf. Chi lo conosceva meglio di lei? Ma lei veramente viveva per il windsurf. Allora, oggi la passione ti porta ad aprirti porte impensabili. La passione è una ricchezza, non tutti abbiamo delle passioni così travolgenti, non tutti abbiamo delle cose che ci prendono in questo modo, però è anche vero che ci sono delle cose che ci piacciono particolarmente o delle cose che ci vengono particolarmente bene. Allora è interessante questa cosa, allora, è chiaro che se mi viene bene studiare, faccio il gioco, no? A me veniva particolarmente bene studiare anche perché io non facevo fatica a studiare. Madre Natura mi aveva dato una memoria per cui insomma in realtà io vedevo e fotografavo. Fine. Io ho fatto l'università, come si fa all'università? Io fotografavo i libri, dopodiché davo il libro, facevo medicina, davo il libro a un amico, mi giravo e diceva dimmi la parola, lui leggeva la parola di qualunque tipo fosse, io gli dicevo dove era la parola, quindi pagina, quello che c'era prima, che c'era dopo, le foto, le note e via dicendo, questo era. Quando ero in grado di rispondere a 10 di queste ero pronto per fare l'esame. Non ho mai preso 30 a medicina perché non si fanno così gli esami, è evidente, no? Sto dicendo, ci siamo? Infatti poi ho smesso, però questo è per dire, no? Cioè, allora, poi dopo invece ho capito che la capacità di studio era utile a chi altro invece non ce l'ha, quindi insegni il metodo perché tu riesci. Chiaramente non ti puoi più basare solo sulle tue capacità, ma devi andare sulle capacità degli altri e quindi ti rendi conto quali sono i sistemi migliori per immagazzinare e via dicendo. Cioè, quindi per dire, no? Cioè, ognuno di noi ha delle capacità, deve trovare il modo di. Ok? Lavorate sulle passioni, pensate a quello che vi fa star bene, pensate a quello che vi viene facile da fare e su quello potete costruire un business, potete costruire un'attività, potete costruire un futuro. Cioè, io riesco a scrivere bene, fantastico, chi è che vi paga per scrivere? Oggi un sacco di gente. Che la gente non sa più scrivere. Quindi il ghostwriter, tra l'altro, è uno dei mestieri più pagati. Il ghostwriter, lo scrittore, cioè, avete presente oggi quanta gente parla in pubblico? Avete presente oggi quanti eventi ci stanno? Quanti personaggi dicono cose? E voi pensate che se le scrivono da soli? Nessuno scrive, nessuno ha il tempo. Esistono figure professionali di persone che scrivono. Avete presente quanta roba viene pubblicata in rete? E chi ha scrive? Tanta gente che sa scrivere, perché non è che uno c'ha il tempo di poter scrivere. È un esempio, no? Cioè, nel senso, esiste la possibilità di, posso diventare giornalista. Cioè, ma come faccio a far diventare giornalista quando in realtà non ti fanno entrare? Ma oggi il giornale te lo puoi fare da solo in rete e quindi ti fai chiamare. Tanti blogger sono diventati giornalisti per acclamazione. Perché si occupano di nicchie talmente, certo, se voglio diventare lo specialista de nera è complicato perché capito? Cioè, devo andare in questura, devo seguire i morti o me li faccio in casa e quindi divento serial killer e allora ho una produzione diretta, ho le fonti, o se no è complicato, no? Però se io mi invento una nicchia posso diventare giornalista. Ci sono tanti giornalisti che si occupano oggi di tecnologia, che erano ragazzi appassionati, che hanno cominciato ad aprire dei blog e a parlare di tutta sta roba di cui non ci si capisce assolutamente nulla. La raccontavano talmente bene che sono diventati pian piano delle voci autorevoli e oggi scrivono per Corriere della Sera, per Sole 24 Ore.
sono ragazzi di 25-30 anni che fanno i giornalisti a tutti gli effetti, vanno spesati dai giornali ai convegni più fighi del mondo e raccontano quello che succede in questi convegni. Fine. Quindi oggi chiaramente si possono fare tante cose se hai delle passioni, se hai delle cose che ti vengono bene, se hai delle cose che vuoi valorizzare. Allora, il tipo di persona che sei, le qualità che hai, insieme a ciò che ti viene bene, a ciò che ti appassiona, a ciò che ti diverte, a ciò che ti fa stare bene, costituisce il tuo patrimonio personale. È un processo di ricerca che devi mettere in piedi, è un processo di ricerca che devi sviluppare. Quando si dice non so che fare, in realtà si dice una cosa impropria. Non so che cosa devo cercare, perché in realtà da fare ce ne avresti sempre tanto. È impossibile che uno non c'ha da fare, perché vuol dire che ha una vita vuota. Siccome la vita non può essere vuota, perché sarebbe non vita, semplicemente guardi dalla parte sbagliata. Se guardi dalla parte giusta trovi un sacco di cose da fare. Anzi, trovi talmente tante cose da fare che non ti basta il tempo. Quindi è il problema opposto. Ci siamo? Quindi prime due P, personalità e passioni. Assetto, patrimonio personale. Seconde due P, propositi e potenzialità. Allora, propositi, che cosa vuoi dalla vita? Che cosa ti aspetti dalla vita? Voglio lavorare io a fine mese e andarmene a fare il calcetto la sera con gli amici. Non mi rompete le scatole, insomma, cioè, voglio stare tranquillo, non voglio responsabilità, non voglio rogne. Fantastico. Vinci un bel concorso, datte da fa, studia. Vinci un concorso, le piazzi là e hai risolto i problemi. C'è il modo. Dice, ma cosa fa a vincere il concorso? Facendoli tutti. Prima o poi per definizione uno lo vinci. No? Entri e a quel punto hai risolto, perché il tuo problema non è lavorare, il tuo problema è andare il sabato sera a giocare a calcetto. Il tuo problema è fare altro nella vita, che va benissimo, è una scelta nobilissima. Fai altro nella vita. Ma se non vuoi fare altro nella vita e vuoi realizzarti nel lavoro, quali obiettivi avresti? Allora, il problema è che noi facciamo la valutazione di quello che abbiamo come titoli e poi decidiamo che cosa il mondo ci concede. Non funziona così. Funziona che tu decidi quello che è, che vuoi fare, e dopodiché ti prendi i titoli o ti prendi i pezzi o ti prendi quello che ti serve per farlo dare. Questa sarebbe l'impostazione più corretta, però poi insomma, uno può fare anche 50 e 50. Questo ce l'ho, questo mi manca, questo non me ne frega niente, questo non c'ho i soldi per farlo, ok, che ci faccio? Dove vado? Comunque bisogna matchare tra quello che vuoi fare e quello che hai come potenzialità lì. Allora, tutti abbiamo dei talenti, il problema è che la maggior parte di noi non sa di averli, o non sa come svilupparli, o non sa che cosa, come rendere moneta. Bene, fatevi un corso di autosviluppo, studiate, leggete, cioè esistono tante cose oggi nuove che ti aiutano. Il problema è, che vuoi fare? Che vuoi dalla vita? Allora, cominciamo per gradi, e nel piano trovate delle domande a cui rispondere, no? Che sapete fa bene? Che adesso non lo esploriamo, va, perché insomma è un campo minato. Però che può essere collegato a una passione. Io ho una storiella che racconto sempre, che sembra una storiella ma è vita vera. Una professoressa delle medie, geografia, sai, queste materie pure, che fa l'altro neanche a dire ma che fai, chiude la scuola per mancanza di iscritti, scuola di un paesino vicino a Roma, e si ritrova improvvisamente senza lavoro, giovane con due bambini piccoli, 42-44 anni più o meno, che ha già fa geografia, cioè, ti metti a fa. La guida turistica, gli avevano detto, ma non era così, è un mondo diverso la geografia, per cui insomma. Ok, viene a uno dei corsi, non era un corso mio, era un corso della mia ex socia, che non era motivazionale, era di orientamento all'impresa. Che ti piace fare, che sai fa? Le torte. Le torte. Sapeva fare le torte, lo so. Con un sacco di gente che sa fare le torte, si vede, no? Quindi insomma, bene, fantastico. Sai fare le torte, ok, fai le torte. Ha cominciato a fare le torte per le feste di compleanno degli amichetti dei suoi figli.
e i compagni e via dicendo. E sedute questa le faceva veramente bene, quindi le richieste aumentavano. E, però poi comunque, sì, però poi dagli amici e dai parenti come ti fai pagare più di tanto? Non guadagni. Idea, prova a fare qualcosa per le enoteche, perché le enoteche, Roma è pieno di enoteche, stiamo parlando della fine anni 90, quindi comunque in un momento un po' diverso, non c'erano tutti questi locali per gli aperitivi, c'erano le enoteche dove uno andava e si prendeva delle cose, ma le enoteche non avevano sempre l'abilitazione a servire prodotti freschi. Cioè, inventa di qualcosa per le enoteche, perché comunque il vino accompagna tantissimi dolci. E l'enoteca non sa fare i dolci. Questa comincia a battere un po' in giro per le enoteche, conosce, parla e via dicendo, e l'enoteca gli chiede però qualcosa che dura a lungo, perché il dolce purtroppo c'ha 2, 3, 4 giorni e poi, comunque, a meno che non sei un avvelenatore, no, si altera. Quindi gli chiedono un dolce secco che dura un po' nel tempo. E questa nelle sue corde alla sbrisolona, che è un dolce mantovano secco, molto particolare e molto buono. Qual è la sua idea? Perché lì c'è la creatività. Invece che fare una sbrisolona classica da 6 porzioni, lei si inventa una sbrisolona monodose, che è fantastico perché crea degli stampini in cui, no, artigianali, proprio con l'alluminio, eccetera, per cui comincia a fare questa sbrisolona monodose. Viene al corso e impara che cos'è il packaging, noi ne parleremo tra poco, quindi insomma riesce a curare un po' più la confezione di questa sbrisolona, lo fa diventare un caramellone con tutta la carta trasparente, poi nel tempo farà un'etichetta, metterà gli ingredienti, racconta la storia, cioè, sta monodose diventa carina. Comincia a girare le enoteche e le enoteche gli prendono questa sbrisolona. E cominciano a ordinargliene un po', tanto che il forno di casa, il forno della cucina, non gli basta più. A questo punto, ok, come faccio? Non mi posso comprare un forno industriale. Idea, vai a cercarti una pasticceria che non usa il forno il pomeriggio e tu fatti le tue sbrisolone il pomeriggio. Detto fatto, trova una pasticceria che fa i dolci la mattina e il pomeriggio il forno è fermo e fa un contratto per usare il forno il pomeriggio e farsi le sue sbrisolone. Comincia a fare queste sbrisolone per le enoteche. Stiamo sempre parlando di una maestra, di una professoressa di medie che sta di trova a spasso. Fa la sbrisolona, sbrisola oggi, sbrisola domani, gli capita tra i clienti di questa, di una delle enoteche che le serviva, il responsabile acquisti di un hotel romano che gli piace il tutto e gli chiede se può avere l'esclusiva per mettere questo monodose come omaggio ai suoi clienti nelle stanze quando vengono. E quindi chiaramente aumentano le porzioni che deve produrre di questa sbrisolona. E quindi in questo hotel cominciano a servire questa sbrisolona ai clienti che arrivano in camera, trovano come ben arrivato. L'abbiamo lasciata, perché poi l'abbiamo persa di vista, che dopo l'ultima consulenza che ha avuto, come si fa a esportare la sbrisolona a Tokyo e a New York, perché alcuni clienti che erano andati in quella terra avevano trovato la sbrisolona e la volevano in esclusiva nei loro hotel a Tokyo e a New York. Nel frattempo si era comprata la pasticceria, perché il forno gli serviva a regime completo. Sto dicendo. So fare i dolci, ma hai detto poco? Questo è. Allora, con le passioni ci puoi costruire un impero, adesso non lo so, probabilmente chissà dove sta, però cioè, ha risolto sicuramente il problema di dover campare, e campare anche bene, e campare facendo cose che la divertono. Questo è, quindi. Allora, che cosa so fare? Che conoscenze ho? Che esperienza ho? Se l'esperienza non ce l'ho, che posso fare per acquisirla? Dice, ma io non ho mai fatto niente. Beh, sarebbe ora che cominci a farlo, no? Che vi serve per fare quello che vorreste fare? Ognuno di voi ha delle cose che vorrebbe fare, no? Che vi serve? Che vi manca per farlo? Beh, chiaramente a te se non c'hai malati è dura, no? Però quelli basta andare in giro, cioè
No? Se poi la butti sul lato psicologico, cioè, vieni con i camion, vieni, no? E quindi vabbè. Anzi, lì potresti fare un abbinamento con Natuzzi, divano, paziente, no? E buonanotte, cioè fai anche una joint venture. Allora, che vi manca per fare quello che vi piace? Soldi sì, ma per far che? Che ti servono? I soldi a che ti servono? Beh, i soldi per un sito abbiamo già visto prima che insomma sono veramente, no, sono veramente minimi, superflui no, ma minimi. Locale già cominciamo ad andare oltre, ok, certo, il locale costa un sacco di soldi. Che non sia in periferia, vabbè, quindi ok, vabbè. Piccole? Fantastico, allora nel frattempo che io non ho i soldi e che devo cercare un locale che mi permetta di organizzare piccoli eventi, ma gli altri gli eventi non li fanno altrove? Cominciamo ad organizzare eventi che non sono a casa mia ma a casa degli altri. Se non posso aprire un ristorante perché non ho i soldi per aprire un ristorante, posso cucinare a casa degli altri? E intanto mi faccio conoscere. Facendo questa logica banale, alcune delle persone che ho seguito in incubazione di idee hanno deciso poi di non aprire il ristorante e di aprirsi un catering perché facevano un sacco più di soldi e lavoravano 2-3 giorni a settimana, no? Invece che tutta la settimana sta là a aspettare che qualcuno entra. Quindi. Allora, no, però dico, ammesso che l'idea è quella, ok, arrivo quella, intanto, allora, il problema è che molti lamentano che non hanno l'esperienza per poter giustificare il fatto che qualcuno ti diventa cliente. Fatela l'esperienza. Chiaro che se siamo nell'ambito del know-how, è più difficile l'esperienza nel know-how se qualcuno non mi permette di farlo, no? Però intanto mi faccio conoscere, no? Non mi serve aver salvato qualcuno dalle acque per dire che sono medico, no? Cioè, intanto comincio a fare il medico, poi se qualcuno lo salvo dalle acque, bene, però, insomma, posso anche fare Baywatch, no? Senza bisogno di studiare tutti quegli anni, no? Mi riesco a spiegare? Quindi, nel tuo potenziale, che cosa c'hai che gioca a tuo favore? Ti mancano i pezzi di carta? Prendi i pezzi di carta. Dico, forse ti mancano i pezzi di carta, prendi i pezzi di carta. Che c'è qua a prendere i pezzi di carta? Dice, mi serve la laurea. Che c'è qua a piazzare la laurea? 3 più 1 più 2 più 3 più 4 più 5, che te frega? Intanto comincia, no? E intanto fai, no? Certo, ripeto, in alcune sei vincolato, il percorso è codificato, in altre no, puoi essere più creativo, no? Puoi muoverti, no? Però il problema è che cosa hai nelle corde? Questa è una scelta tua, non è una scelta del mercato, perché il mercato tanto cambia, la scelta tua la puoi anche rivedere, ma è una scelta tua, non c'entra niente il mercato. Che bevate fa? Quindi appunto, propositi, che potenziale ho, che talento ho, che cosa so fare, cosa mi viene, che capacità ho, che esperienza ho, se l'esperienza mi manca me la vado a inventare. Diamoci da fare. Questo sono le seconde due P e sono il patrimonio professionale che va arricchito continuamente, mentre il patrimonio personale è un po' madre natura, è un po' è pian piano nella crescita ciò che acquisisco, perché uno può scoprire delle passioni anche in età adulta. Il patrimonio professionale deve essere continuamente aggiornato, continuamente è in evoluzione, non lo puoi più dare per scontato. Io quando lavoravo in azienda, ovviamente in un'azienda commerciale, tutte le sere bisognava andare alla stazione Termini dove c'era un servizio di posta immediato in cui tu consegnavi gli ordini del giorno e il giorno dopo questo pacco con gli ordini arrivava a Milano e quindi veniva consegnato all'azienda e quindi c'era l'evasione dell'ordine immediata. Capite voi che insomma, cioè, tutte le sere andare alla posta della stazione era una bella pigna. Quando nell'86-87 arrivò il fax,
cioè se un po', capito, cioè, ah, vedi che è arrivato, cavolo, non devo più andare alla stazione Termini, no? E sembrava una rivoluzione copernicana il fax, ma è durato pochi anni, perché poi subito è subentrata la mail, è finito, cioè il fax ha avuto un ciclo di vita rispetto a quasi nullo, cioè ancora si adopera, però insomma in realtà serve a poco, no? Quindi le cose oggi cambiano con una velocità supersonica. Si erano inventati i Pony Express apposta per sopperire a questa difficoltà della posta, della consegna rapida. Ma anche i Pony Express sono durati pochi anni, perché poi alla fine Poste si è inventato un servizio di posta celere. E quindi, diciamo, Roma su Roma consegnava in 24 ore. Poi quando si sono resi conto che, insomma, che sta cosa che loro chiamavano posta celere nei paesi civili era la posta, chiaramente si sono vergognati e quindi a quel punto l'hanno fatto diventare lo standard. E oggi non esiste più la posta celere, no? Però nel frattempo tutti i pony sono morti. Perché Roma su Roma, a questo punto, a meno che non hai atti legali o non hai plichi disumani, che ti vergogni pure a dare il cazzino che viene, no, perché lo vedi che proprio, no? Per il resto non c'è più motivo di usare i Pony Express, no? Ah, le cose sono in continua evoluzione. Quando io mi sono affacciato all'università nel 76, c'erano 10 facoltà. E quelle erano, i mestieri erano quelli, non c'era altro. Cioè, oggi vai e ti affacci a geologia, ci sono 10 specializzazioni possibili già ai primi 3 anni, geologia, sempre sassi so, diceva il nonno, poi invece in realtà è diverso. Ok? Quindi chiaramente oggi ci sono veramente tantissime possibilità. Bisogna imparare a percorrere. Ci siamo? Patrimonio personale, passioni e personalità. Patrimonio professionale, propositi e potenziale. È un modo di vedere. Magari dà degli stimoli. Terze 2P. Obiettivi professionali, qui barro un po' perché è professional goal in inglese, tra l'altro questo è fatto per gli esami della vista inglesi, quindi è professional goal, quindi obiettivi professionali e posizionamento. Quindi quali sono gli obiettivi reali che io mi prefiggo? Gli obiettivi reali sono espressi in termini di obiettivi specifici. Voglio trovare un posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi. O riesco o non riesco? È un esempio, no? 6 anni possono bastare? Per essere sicuri. Cioè, obiettivo specifico, deve essere misurabile. Voglio avere 1.300 euro netti di stipendio. L'importante è capire che l'azienda sono quasi 3.000. Chi ti dà 3.000 euro oggi? Interessante questione. Quindi devono essere specifici, misurabili, accessibili. Riesci a fare da 3.000 euro lordi? Comunque quelli 3.000 euro li dicono, poi allora che fai quanto ti avanza a te? Devono essere comunque realistici e devono essere fissati nel tempo. Quindi non mettetevi l'obiettivo voglio trovare lavoro, perché è un non obiettivo. È il modo giusto per non trovarlo. Anzi, fa l'altro. Quindi gli obiettivi devono essere smart, specifici, misurabili, accessibili, realistici e fissati nel tempo. Così comincia a diventare complicata, vero? Lo so. Questo però è come si gestisce un'azienda con obiettivi smart, obiettivi. E poi il posizionamento, che viene ovviamente dal libro che citavo stamattina, Positioning, che è il concetto guida del marketing moderno. Qualcuno confonde il posizionamento con il posizionamento sui motori di ricerca, quindi come faccio a farmi leggere da Google? Non c'entra nulla. Traduco il posizionamento, quindi positioning, con il motivo di preferenza, il motivo per cui. Quindi posizionamento è il motivo per cui qualcuno vi dovrebbe dare lavoro. Che non è proprio facile, però... Ce la fate ancora un quarto d'ora o state per crollare e mi svenite sulle sedie?
Alle 5 facciamo pausa, no? Ok, quindi l'inferno. Ok, allora, mo ragioniamo sul motivo di preferenza. Devo cambiare slide, però. Tutto bene? Allora, riprendete carta e penna. Allora, riprendete carta e penna e qui troviamo delle domandine facili, facili, facili. A cui rispondere. Visto che volete 3.000 euro al mese, no, 3.000 euro al mese, che poi capito, cioè all'azienda fra l'altro costate anche di più perché c'è anche il rateo di liquidazione che deve mettere via, poi c'è il rateo di tredicesima e quattordicesima, cioè, ma chi t'assume? Dai, diciamocelo chiaramente. Però no, invece no, perché tanta gente ce l'ha, quindi vuol dire che qualcuno lo fa. Allora, domandina facile facile. Quali problemi sei in grado di risolvere? Lui è facile. Salute. Problemi di salute? Vieni da me. C'ho il Natuzzi, te sdrai, te visito e risolviamo il problema. Ti faccio fare una cinquantina di analisi, no? Anche perché ormai non c'è più un medico che ti dice ah, se non vede proprio tutto il papier possibile. Quali problemi sei in grado di risolvere? Quali benefici offri ai tuoi clienti barra datore di lavoro? Che benefici offri? In che cosa eccelli? Qual è la cosa che sai fare meglio? Mi guardate così come se dovessi rispondere io, dovete rispondere voi. Che cosa ti rende unico, a parte il DNA? Che cosa ti rende indispensabile? Usciamo, andiamo, pausa, caffè, dici no, non gliela potremo fare. Perché tu sei il migliore? Questo è un dramma, sì, è vero. Come ti differenzi rispetto agli altri che vogliono fare la stessa cosa e fregate il posto a 3.000 euro al mese, lorde? E quindi alla fine perché scegliere te? Partire l'ansia? Se io faccio la guida tanto bene, ma che me frega a me? Ok? Facciamo pausa, è partito il dramma, eh? E che stiamo scherzando a fare? Stiamo per... questo è il piatto forte, hai capito? Allora, chiaramente, finisco di spiegare e poi facciamo pausa, dai. Tanto lo sapevo per cui. Allora, è evidente che messa così è un pignone inenarrabile, no? Apparentemente sembra così, no? È chiaro che voi lo dovete... Allora, questa cosa non è assoluta. Che cosa ti rende unico? Ripeto, il DNA. Le impronte dentali, guardate se sai, no? Ogni tanto lo... cioè, esistono tutta una serie di cose fisiche che sono uniche. Sembra pure il taglio delle orecchie ci rende unici, poi non so, la tromba d'Eustachio, non lo so. Ok, il problema è riferito sempre a quello che volete fare voi e agli obiettivi che avete deciso di perseguire. Quindi non è assoluto, non è che tu sei il migliore in assoluto, no? Ma che cosa tu pensi che possa realmente fare la differenza nel tuo background rispetto a, in modo tale che quello cerchi di metterlo in maggiore luce, cerchi di valorizzarlo al meglio. Ci siamo? Quindi è chiaro che rispetto al proprio percorso professionale, rispetto agli obiettivi che abbiamo, rispetto a dove vogliamo andare. Allora, queste sono domande inquietantissime, poi invece rispondendo, se ci provate, e poi le vediamo un attimo insieme, scoprirete che sono molto meno angoscianti di quello che sembrano e che sono invece una chiave interessante di lettura nuova. Perché io questa cosa la faccio fare alle aziende e vi assicuro che è un dramma, cioè se mettono veramente... cioè, o ti dicono a cantilena perché il mio è un prodotto di qualità, perché noi siamo affermati da 30 anni, perché abbiamo una tradizione dai no, che non frega niente perché
perché te compri IKEA? Perché te compri IKEA? Dice, io non la compro IKEA. Perché compreresti IKEA? Perché costa poco, perché di design, perché fa figo e fa delle polpette da paura. Voi qua IKEA non c'è ancora arrivata, no? Beh, vi salvate. IKEA fa delle polpette svedesi, che non si sa che roba è, ma insomma, è tipo ciappi, con la salsa di mirtillo. E ripeto, cioè lì veramente è la dimostrazione di quanto la natura umana sia evolutiva. Quando io ho mangiato sta roba, e io adoro le polpette, però insomma quelle veramente ciappi, poi con la salsa di mirtillo, però dice ok. No. Io l'ho mangiata in Svezia, e dice vabbè, sto in Svezia, che fai, non te la mangi, roba svedese, IKEA. Fantastico. Quando me li sono trovata a Roma, anzi mi ci hanno portato apposta a Bologna per fare questa visita guidata, mistica, tipo no, Padre Pio, eccetera, eccetera, e chiaramente mangi questa roba e dice ma di che? E pensi, questa roba se viene a Roma non fa un euro o una lira, perché all'epoca c'erano ancora le lire, ma sicuro che adesso a Roma hanno due punti vendita IKEA, la domenica famiglie intere, nonni, nonno, nonna, zio, zia, papà, mamma, bambini, tutti in fila col vassoio a IKEA a fare il pranzo della domenica con le polpettine svedesi e la salsa di... no? Quindi è evidente che se a Roma si mangiano sta roba, il mondo è cambiato profondamente e l'uomo effettivamente ha una natura evolutiva. Allora, il discorso è, ora ci prendiamo un caffè, 10 minuti di pausa e proviamo a rispondere. Chiaramente proviamo a rispondere in maniera semplice, perché le domande sono semplici, no? Non sono complicate. È l'ansia che vi complica la vita, ma non sono le domande complicate. Proviamo a rispondere in maniera semplice. Ok? Allora, buon caffè, ci vediamo tra poco.